Mi sono persa. Cosa faccio? Qualcuno è di nuovo all'IKEA. Perché devo... No, dove si entra? Di là. Perché devo completare lo studio e quindi devo comprare un po' di cose. Perché a maggio, cioè questo mese, vi devo fare il room tour assolutamente, quindi mi sto impegnando per completarlo a dovere. Deve essere bellissimo il mio studio, il nostro studio, anzi, che è anche vostro. Quindi ora vediamo che cosa possiamo comprare. Raga, ma che bello, ci sono le scimmiette! Sì, le scimmiette, guardate qui. No, vabbè, che bello, adoro, adoro troppo. Ciao scimmiette, ciao. Io ce l'ho una di questa casa, l'ho presa proprio qui. Bello, una stagione da vivere all'aperto. Compro tutto. Ci sono pure i panda, l'elefante. Fantastico. Prima tappa a bagno. Pensavo di comprare questo computer per il mio ufficio. Che ne pensate? Ok. Comunque, a parte gli scherzi, stavo vedendo queste mensoline di qua che sono portaquadri, che secondo me sono molto carine, però bianche, non questo colore. Che ne pensate? Potrebbero andare magari messe diversamente, però sì. Poi vedevo questa sedia che non capisco come sia, ma vabbè. Andiamo avanti. Raga, abbiamo i pupazzetti, qui gli ossettini ginnaste. Guardate che carini! Vabbè, sta dispensa me gusta. Abbiamo fatto fare il progetto per la cameretta, l'altra cameretta, per l'armadio. Ma penso che oggi non concluderemo niente. Dobbiamo andare anche da Mondo Convenienza a far fare un progetto sempre per quella cameretta, perché anche quella cameretta è tutta da sistemare. E appunto siamo qui. Anche se io porterò il mio letto, quello che avete sempre visto nei miei video. Che bella questa camera. È proprio bellissima questa cosa qua. Io prendo ispirazione nel frattempo. Comunque porterò quel letto e lo metterò in quella camera, quindi avremo la cameretta già sistemata, manca solo l'armadio, la scrivania, tutto! No vabbè, però bene o male la mia camera la riporterò e spezzetterò per tutta casa mia. Già alcune cose le ho portate in ufficio, le avete viste. Ma mancano ancora tante cose. Comunque sto impazzendo. Ci sono troppe cose belle qui. Tutto segnato nel mio iPad. E vedremo che cosa succederà. A few moments later. Raga, non so più dove è Giampaolo. Sono qui con questo coso per la spazzatura e non lo trovo più. Mi sono persa. Cosa faccio? Non mi risponde neanche al telefono. Quindi non so che fare. Mi sono persa qui, all'IKEA. Cerca sì, ora vado dal commesso e faccio chiamare Giampaolo, tipo bambina si è persa, aspetta il padre all'ufficio informazioni. Vi immaginate? Mi faccio fare brutta figura. Sì, proprio così. Maria, devo trovarlo. Nel frattempo faccio un po' di shopping a sua insaputa. Che bello. Le cose della cucina mi piacciono tanto. E adesso non lo so. Comprerò un porta spezie. Va bene, a parte gli scherzi. Devo trovare qualcuno che mi aiuti. Non trovo il mio fidanzato. E devo camminare, devo trovarlo. Aiuto. Vi farò sapere. Vi aggiorno. One eternity later. Fidanzato trovato. Tan, tan, tan. È a casa di qualcuno. Sto mangiando le patatine. Proprio. Ciao. Mangia, mangia. Mangia, mangia.
con la maionese e il ketchup. E io niente. No, perché non ne voglio, sinceramente. Adesso abbiamo finito, siamo stati a Mondo Convenienza, ci hanno fatto tutto il discorso dell'armadio. Forse lo prendiamo lì, non lo so, ci dobbiamo pensare. E adesso torniamo a casa e magari adesso sono le 9:20, ragazzi, è tutto buio. E niente, vediamo di prendere qualcosa da mangiare perché sinceramente ho fame, ma non voglio le patatine. E però, quindi, cosa mangio? Che mi consigliate? Ditemelo giù nei commenti. Se mangiare la pizza oppure un'arancina oppure un, non lo so, pezzi di rosticceria, non lo so, ditemelo giù nei commenti e io li leggo e mangerò quello che volete. Sì. Quindi niente, adesso vado. Alla fine, tipo, ho comprato delle cosucce all'IKEA, però per la camera ancora niente di concreto. Probabilmente faremo l'acquisto su, sì, sul sito internet, ce li facciamo spedire. Però ci siamo fatti una bella idea. Adesso mi metto al lavoro, prendo il programmino sull'iPad, faccio tutto il progetto, penso tutto quello che si può fare e piano piano si fa. Ragazzi, avrete a maggio il vostro room tour dell'ufficio ufficiale. Sì! Basta. Ok, adesso ciao. The next morning. Buongiorno. Sono qui ad editare il video che state guardando, o meglio che avete appena finito di vedere, e mi sono intanto premessa, se mi vedete in queste condizioni, a parte il fatto che magari è mattina e non mi sono preparata, ma sono così e così perché lo capirete domani in un nuovo video. Sto cercando di fare un video al giorno, vediamo se mi riesce, magari semplicemente dei vlog oppure non lo so, ditemi nei commenti se volete qualche video particolare e magari lo realizzerò, dato che ho bisogno di idee. Quindi scusate le mie condizioni attuali, con broccolo. Però lo capirete domani che cosa sta succedendo oggi domenica. Sì, oggi è domenica 1 maggio. E niente, che dovevo dire? Ah sì, volevo dirvi di iscrivervi al canale, mettere un pollice in su a questo video e se volete altri video per tutto il mese di maggio. E poi seguirmi su Instagram e TikTok. Sì, perché stavo editando il video ma mi sono resa conto, non so parlare più, che ho salutato senza dire di iscrivervi al canale. Ma come mi permetto? Ma che cosa bruttissima ho fatto? E poi volevo anche dirvi che vi tantissimo. Quindi niente, ragazzi, ci vediamo domani, quindi, con il video che sto registrando in questo momento. E secondo voi di cosa si tratta? Indovinate. Ci vediamo domani con il prossimo video. Vi tantissimo. Ciao ciao.